Venerabile Lodovico Coccapane. Preghiera per la beatificazione di Lodovico Coccapane. Signore Padre Santo, che hai voluto fare di Lodovico Coccapane un apostolo della carità, generoso fino a spendere tutta la sua vita nell'aiuto ai bisognosi, insegnaci a seguire il suo esempio e a donare con gioia, perché solo donando che si riceve ed amando che si è amati da te, bontà infinita. Fa che il tuo servo candidato alla gloria degli altari continui nei nostri difficili tempi a offrire la testimonianza di una fede operosa e coraggiosa, che la tua gloria si manifesti in lui, strumento fedele del Vangelo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Nato a Calcinaia, Pisa, 23 giugno 1849, deceduto il 14 novembre 1931. Presidente della Conferenza di San Vincenzo de Paoli e membro del Terzo Ordine Francescano. Ispirò tutta la sua attività alla spiritualità di San Francesco. Per questo voglio unire all'aiuto materiale che offriva sempre, con rispetto e delicatezza, anche il conforto di una parola di fede e di speranza. Volle essere sempre presente anche fra i carcerati in un momento in cui le prigioni erano luoghi evitati dagli uomini cosiddetti per bene. Cercò per le strade i ragazzi abbandonati, poiché la maestra elementare li educò. Colpito da una polmonite, pochi giorni prima di spirare nella sua casa natia di Calcinaia, edificio oggi adibito all'asilo infantile per sua volontà, disse a coloro che aveva vicino: quando il Signore verrà a chiamarmi per rendergli conto del mio servizio operato, voglio essere sepolto qui a Calcinaia, nel campo comune. In mezzo ai miei poveri, con i quali ho trascorso tutta la mia vita. Papa Francesco l'ha dichiarato venerabile il 7 novembre 2018. A Pisa, la memoria di Lodovico Coccapane è oggi degnamente onorata grazie alla parrocchia di San Francesco, che ha intitolato a ricordo di Lodovico una mensa dei poveri, che va avanti esclusivamente con il lavoro dei volontari e l'offerta di tutti nel perfetto stile della spiritualità francescana, a lui tanto cara.